Nonno dice che mamme danno, mo i fa a orire, vuoi che e sotto che la certo i bambe a nose e mai fa amori mai fa Bietto le porti per me sciacca, bietto le porti per me sciacca, mo' fa amore, oire, oire. Parlare di Enzo sempre diciamo c'è sempre un po' di emozione perché con lui avevo un rapporto speciale. Mi piace ricordare Enzo per il suo impegno che ha avuto e per il suo attaccamento che aveva per la nostra terra. Lui l'ha raccontata, l'ha cantata, portando avanti una tradizione della canzone, della musica popolare del nostro Sannio per oltre 40 anni. Se teniamo conto che lui è stato tra i fondatori della prima compagnia di canto popolare qui a Sasso del Vesino. Compagnia di canto popolare che è stata una tra le prime nel Sannio ad essere costituita, perché stiamo parlando del 1972 o del 1973. La compagnia di canto popolare era più focalizzata sulla ricerca popolare. Si andava nelle case degli anziani di Sasso del Vesino e lì veramente si accendeva un rapporto bellissimo. Io non ricordo bene quando ho conosciuto Enzo, perché probabilmente perché quando l'ho visto ho avuto la sensazione di conoscerlo da sempre. Tutto più c'è un momento in cui lo scopri e vedi questo personaggio che riesce a sintetizzare nel suo volto, nel suo modo di camminare, ma soprattutto nel suo modo di parlare e vorrei dire di cantare.
riesce a sintetizzare l'anima del Sud, quindi era inevitabile che ci incontrassimo. Probabilmente ci siamo visti in una sede operativa, che era una sala di registrazione, da Erasmo Petringa probabilmente, anzi penso che sia proprio lì, dove incontro Enzo, o lo rivedo o lo ritrovo, e gli chiedo di intervenire con la sua voce. La pipa mi ricorda un po' Enzo, perché lui amava molto questa mia passione per questo oggetto. E mi diceva sempre che, insomma, la pipa è già sinonimo di alta filosofia, lo diceva. E lui in effetti era un filosofo di vita e di musica. E tutto quello che lui diceva veniva sempre da lontano, le radici stavano sempre molto lontano. Io l'ho conosciuto quasi per caso, nel senso che ascoltai delle cose sue e mi sono subito affascinato a quest'uomo, a questo stile di vita, a questo suo approccio, diciamo, straordinario verso tutti gli eventi musicali in genere. Poiché io collaboravo con Eugenio Bennato e mi ricordo che allora Eugenio era il direttore artistico di una manifestazione che si faceva a Terni, dissi: vogliamo partecipare, era tra l'altro un festival che dedicato a Maria, quindi alla Madonna, e facemmo questo brano, anzi lui fece questo brano che si chiamava Nia Nia, tra l'altro un brano che poteva non essere adatto perché era, diciamo, molto popolare, molto, molto etnico. Lì in genere a questo festival partecipavano comunque molti artisti, diciamo, quasi pop, leggeri. Però io dissi: andiamo lo stesso, perché secondo me quando ascolteranno questa tua voce straordinaria, perché la tua voce era uno strumento, e vedrai che resteranno. E partecipavo a questo festival e fu un grande successo, perché questa voce che arrivava così possente, cioè, stravolse tutta la platea. Ci conoscevamo sin da sempre, perché essendo un amico di famiglia aleggiava questo legame tra di noi. Però il patto musicale e amichevole è nato proprio nel 2005. Nacque perché praticamente io iniziai ad avere la passione per la musica popolare, e in questa passione della musica popolare c'era anche, ovvio, l'ascendente di Enzo, perché con il suo gruppo storico Viento ha forgiato un po' tutte le nuove generazioni. Bellice da scusare, e mai una così bellice da scusare, se da vi mi risvegliati voi dal sonno, e mai sfuggivole. Enzo Matarazzo è stato una delle tante scoperte che la musica ha portato come regalo sia a me personalmente sia a noi come gruppo Rione Iunno. Enzo era una persona appassionata, innamorata della sua terra, ma soprattutto del sud, e questo ha permesso appunto che ci fosse un legame istintivo fra di noi. Io vengo dal Gargano, una terra ricca di tradizioni di musica che Enzo conosceva benissimo e che amava. Enzo Matarazzo è stato la prima persona che mi ha fatto conoscere la musica popolare. Io penso che ho iniziato a suonare la musica popolare con lui a 13 anni, 14 anni, i primi concerti,
la cosa che ricordo più vivamente di lui è il fatto che nonostante fossi piccolo rispetto a lui, lui mi abbia accolto come un fratello maggiore e mi abbia fatto sempre sentire importante, fatto sentire partecipe del progetto della musica popolare. E insomma Tarazzo, che già a sentirlo parlare ti rendevi conto che aveva nelle corde la musica popolare, solo che parlava, non che cantava. Per me è stata una scoperta importante per il percorso artistico che stiamo facendo, diciamo, con la ricerca musicale e soprattutto con la ricerca delle nostre radici, le radici comuni legate ai rispettivi popoli, che possono essere i Sanniti oppure comunque i Volsci, e comunque le antiche popolazioni che in qualche modo abitavano le nostre terre. Esiste una tipologia che, appunto, di cui Enzo è il capostipite, uno dei rappresentanti contemporanei più diciamo più, come dire, convincenti, di uomo del sud, di brigante buono, e lui riesce con la sua voce, ma anche col suo modo di esprimersi, di parlare, riesce a trasportarci nel passato e raccontarci cosa doveva essere questo 800 delle favole, in cui c'era gente che si scontrava, ecco, con una realtà storica improvvisa, imprevedibile, e reagiva con la propria cultura, con la propria poesia. O chiara gera come quando yocca la montagna, o chi che aspetta, o chi non cagna, o che casanga non ha chiagnuta tanta, o che era morte, o che era brigante. Rinda notte chiusa orma gente, pele pie sulla libre pure. Dorma mai, capatina non arriva a crai. Rinda notte con la valle scura, che mondes abbia tene paura, che la luca così distante non lo sente. Oltre ai suoi interessi musicali, Enzo nel corso della sua vita si è occupato anche di ricerca storica. E con me ha fatto tanta ricerca storica, dal brigantaggio alla ricerca sui Sanniti, che era la sua passione,
alla ricerca preistorica. Con lui abbiamo percorso e ripercorso in lungo e largo tutta questa montagna, abbiamo trovato un sacco di reperti insieme che poi abbiamo consegnato alla sovrintendenza. In particolare lui era interessato alla questione delle forche caudine e sosteneva, come me e tanti altri, che la battaglia delle forche caudine fosse stata combattuta qui su a Prata, che è una zona a monte di Frasso. Abbiamo fatto ricerche insieme e abbiamo coinvolto altri ricercatori, in particolare Flavio Russo, e insieme abbiamo vissuto la bella avventura di una ricostruzione di una catapulta sannita di 4 secolo avanti Cristo. Dunque, ho avuto modo di conoscere Enzo diversi anni fa, occhio e croce una decina di anni fa, quando mi fu proposto di esaminare la zona di Prata sopra Taburno per vedere, alla luce delle mie competenze come consulente militare, se era possibile che lì si fosse svolto l'episodio delle forche caudine. La studiai poi successivamente e conclusi e dissi: sì, per me la cosa si può fare, è positiva. Quindi scrissi questa pezza ed Enzo lo teneva quasi come si tiene una reliquia di un santo, perché tutto sommato era la materializzazione del suo sogno. So riconoscere se uno ha un pizzico di talento oppure no. Ed Enzo al riguardo era eccezionale e aveva dei canti popolari, dei canti di briganti che erano commoventi per l'intensità con cui non li cantava, li recitava. E questa cosa del brigantaggio in lui si saldava, il discorso dei sconfitti, dei relitti, si saldava con l'epopea dei Sanniti. Per lui tra i Sanniti, i briganti e gli indiani d'America era tutta la stessa cosa. Erano degli sconfitti che andavano non solo apprezzati, ma andavano mitizzati, resi ideologicamente esempi per il futuro. Ecco, Enzo era un personaggio del genere. Insieme abbiamo fatto tantissime cose, vari articoli, e abbiamo anche organizzato varie mostre. Quindi per me Enzo continua ad esserci e continuerà ad esserci anche per il futuro, perché continuo a occuparmi di queste cose ogni qualvolta mi occupo di forche caudine, brigantaggio o quant'altro, e con me c'è sempre Enzo e ci sarà sempre. Io penso che questo brano lui lo amava, l'abbiamo scritto prima di conoscerlo, l'abbiamo scritto anche per lui e io lo vorrei dedicare. Omma se nasce brigante s'amor, ma fino all'ultima vi ma sparà, e si morì ma manata nusciora, e una bestemmia pa sta libertà, e una bestemmia pa sta libertà. E lui mi portò un pensiero, diciamo, un presente. E insieme a questa presenza, sempre di tipo musicale, mi scrisse questo bigliettino che vorrei leggervi, perché devo dire che insomma, lui era un indiano trapiantato a Frasso Telesino, per cui quando si parlava di Enzo si pensava subito agli indiani, alle riserve, eccetera. E mi scrisse questo bigliettino che dice: pregherò Wakan Tanka, il grande spirito, per te e per i tuoi cari, affinché possiate navigare sempre in acque tranquille e per compagni di viaggio solamente venti di bonaccia. Ma che egli, il grande spirito, mai voglia dovreste un giorno incappare in venti di burrasca, sappi che il mio è un porto dove potrete sempre attraccare. Aug, ho detto con stima e gratitudine, Enzo Matarazzo. Penso che questo possa riassumere più di tante parole quello che era lo spirito intimo di Enzo Matarazzo. Ho conosciuto Enzo da 18 anni a salire. Enzo non era un tipo ribelle, Enzo non,
non gli piacevano le cose fatte male e le cose che non andavano in un certo modo. È stata sempre una persona corretta, è stata sempre una persona educata, non è stato mai un violento, mai, perché meritava tutto il rispetto, Enzo. E tuttora ancora io lo ricordo come una persona che merita tutto il rispetto nell'alto dei cieli, perché merita tutto. Mamma che l'ha fatto, non è bene, vale per quattro. Nanna, nanna, quanto è bello tu l'inno qua. E la mamma che lo tiene, tutta quanta sa contene. La mamma che l'ha fatto, non è bene. Penso per me è stato un amico veramente con la maiuscola. Per gli amici Enzo, lo scocco. Per i conoscenti, Ugola d'oro. Per me è stato completo nel bene e nel male. Poi un giorno mi chiese di portarmi l'ultimo lavoro di esame di Gentes. Andai a prendere Enzo a casa, scese con il CD in mano, me lo lasciò in macchina, andammo a lavorare, inserì il CD nello stereo, passa avanti, vai alla numero 4. Prima che iniziò il brano mi disse: aspetta un attimo, Mario, tu lo sai, io ne ho scritto tante, ne ho cantate tante di canzoni, ma questa per me resta più bella, resta in dopo. Partì, cuocere i violi, la cantò a tutto volume, a tutta voce, Enzo scoppò, un volatore. Io allibito, non sapevo se dire qualcosa in merito o no, però vidi nei suoi occhi, cantando quella canzone, una gioia immensa, unica, un'esplosione di vita, una cosa che veniva dall'interno, una cosa liberatoria. Beh, quella mattina quando seppi la triste notizia, io corsi subito a casa sua. E voglio ricordarlo non come l'ho visto l'ultima volta. Voglio ricordarlo come lui, grande tifoso del Toro e io del Benevento. Voglio ricordarlo come Enzo Scocco, come l'uomo del Sud. Ciao Enzo, salutaci l'istinto.